Bravo!
Visto che mi trovo in questa strana situazione di riprendere uno schermo per le pochissime persone che stanno vedendo e soprattutto per la loro gioia, intraprenderò una telecronaca sul momento, che non vuol dire nulla, però va bene comunque. Qui Schettini si è distinto con una buona parata, il cameraman ha deciso di staccare immediatamente su Merola, che serve indietro quello che sembra essere Agostino Zappi, che c'entra in piano del chiaro. Zappi cerca di convergere ancora ai 10 metri per Ferrone. Ecco il capitano dei Bulls che proviene ben contrastato da Del Chiaro. Indietro per il Puma, Gregorini. E col piatto cerca ancora Ferrone che prova, poi un tiro cross che finisce sopra la traversa di Schettini. Schettini che viene battuto poco dopo dal tapin di Merola. Seguiamo la battuta da centrocampo delle due panche in questa finale terzi e quarti, immotivatamente commentata a posteriori. Francesco Ferrone, murato da Marco Pieretti. Ferrone, chiuso da tre uomini. Forse fallosamente l'arbitro sembrerebbe aver fatto continuare Zappi sugli sviluppi, ha calciato con una ribattuta e tanto D'Andrea va da solo verso Capocetti che tocca con le mani fuori area e viene effettivamente ammonito. Qui poi viene salvato sulla linea da Merola che rimane a terra, salvato sulla linea da Merola perché sulla battuta rapida del calcio di punizione da lui stesso, diciamo, procurato agli avversari. Questi avevano battuto rapidamente, erano quasi riusciti a batterlo. Francesco Ferrone, il suo pallone è passato. Merola prova un gioco di prestigio. Schettini in jeans, tra l'altro, perché non sapeva di dover giocare. È la stessa tenuta che ha utilizzato nella precedente partita, la semifinale di playoff. Sceso dalle tribune senza essere avvisato preventivamente. Nel frattempo, Zappi ha recuperato il pallone. Se ne sta andando verso il limite dell'area. Zappi chiuso da tre uomini. Se n'è andato. Zappi, Agostino! Zappi! Il pallone avrebbe superato la linea. Schettini si infuria con la sorte. Grandissimo gol di Zappi che ha segnato due gol in stagione, entrambi in questa finalina. Marco Pieretti, contrato, forse c'è stato un tocco con il braccio, l'arbitro ha fatto continuare, poi effettivamente ha fermato il gioco. Ferrone mette dentro Gregorini e Schettini viene beffato ancora una volta da una strana traiettoria. Il 5 fra i leader dei Bull Terrier e dei Blackout, Ferrone e Puma Gregorini. Qui un paio di azioni senza conclusione, Schettini si scontra con Ferrone fuori area, gran numero di D'Andrea, Ferrone però si vendica alla grande recuperando il pallone e affrontando Marco Pieretti senza perdere la sfera, Ferrone poi va a servire al centro un compagno che viene anticipato da un Palmulli che frattanto si è schierato fuori dai pali. Qui c'è un'azione che non sembra essere commentabile dal momento che non si è capito bene cosa sia successo, Marco Pieretti. Pieretti che dribbla tre uomini, calcia e trova un grandissimo Capocetti prontissimo a porsi. La telecamera stacca troppo presto, forse sul portiere che meritava una migliore inquadratura. Colpo di testa che è finito fuori, frattanto. Poi Matteo Franco che calcia malissimo. Fra poco invece avrà modo di rifarsi. Il tiratore da fuori delle due panche. A proposito di tiri da fuori, ne arriva uno da parte del Puma. La risposta di Schettini è pronta, però. Zappi, uno contro uno. Si stava palesando un 3 contro 1. Marco Pieretti qui ha recuperato, dando modo ad Andrea di scaricare su Franco che con un grandissimo tiro di prima infila un pallone dove nessuno avrebbe mai potuto fare alcunché. E prima dei rigori c'è un altro tentativo del Puma con Schettini che smanaccia in corner e Mattia Russo, terzo in graduatoria del miglior giocatore, mette in mezzo un pallone su cui Merula si accascia per l'ennesima volta, sfortunatissimo, ha passato metà della partita a terra. Calci di rigore, vediamo se sarò all'altezza di commentarli in diretta senza interrompermi. Li hanno annunciati un po' troppo presto, ma stanno arrivando. Cesaroni si fa sentire dalla panchina, ecco D'Andrea, tiro rete, gran botta. Ok, D'Andrea. Poi prova Ferrone, che stranamente calcia alto, uno specialista dal dischetto. Cesaroni, fuori. Pronto il Puma per i Bulls. E in sac. Terzo tiro per le due panche affidato a Matteo Franco. Con una saetta, Gera Capoce. Mattia Russo, terzo Bulls. Gran botta, guarda anche da parte sua. Pronto Del Chiaro. E Capoce, che stranamente para un calcio di rigore, non gli capita spesso. Zappi. Un missile sopra Schettini. Prova Marco Pieretti. Importantissimo, se sbaglia i suoi sono già fuori. Ma segna. Merola qui si fa male. Capoce è costretto a calciare in prima persona. E con una bizzarra soluzione sotto la traversa. Regala al terzo posto il Bull Terrier. Qualcuno sibila che per la prima volta per i Bulls siano soldi spesi bene. Frattanto vediamo Senni che si riscalda. È finito il video. Arrivederci.